Eccoci qua. Alla fine di ogni serata si dice dulcis in fundo. Anche noi siamo arrivati alla fine del nostro spettacolo. E anche questa serata, meno male, ma protetta la Madonna dell'Ingoroneta. Vado avanti e non mollo, se non ridete vi spezzo la noce del capocollo. Ah, a proposito, lo sapete che la mia subretta assistente Tripoli ha fatto un concorso alle poste perché no, vuole il posto fisso anche lei. Però non è stata presa. Perché? Perché non era raccomandata! E questa è una non mi viene la rima. Ah, questa è bella. Dunque, le notti sono nere, le giornate sono grigie, ma le ore sono gialle. Perché gialle? Perché si dice gialle 4, gialle 5, gialle 6! E adesso tocca a noi, madame et monsieur. Adesso che siamo giunti al sottofinale, ecco la battuta infernale, la battuta che ci fa pensare. È morale, è medico-morale, forse. Perché quando uno ha un problema al rene, è un problema renale, no? E quando invece è un problema... Lasciamo stare, se c'è la battuta a doppio senso sotto, non la dico? Non la dico, la saltiamo, no, perché se no devo dire una cosa che è più forte di me. Quando uno... Poi la gente dice, ma questo dice le parole con doppio senso. La parola era facile. Se uno ha un problema renale, guarda il rene. Se uno ha un problema penale, guarda il codice. Perché? L'ho detta, ragazzi. E adesso la cosa più bella, non pensiamo, non prendiamo sul serio tutto. Come diceva mio amico Saverio, non prendere niente sul serio. Qui viene la passerella. Passerella. Con Alessandra Tripoli e anche i musicisti della band, tutti insieme. L'orchestra, finalmente vi vediamo in faccia, non vi vediamo mai in faccia. Grazie. Almeno quattro, una rappresentanza di quattro. Bravi maestri, bravi tutti. Complimenti.
Grazie maestri Lino e Alessandra. Grazie di averci portato. Ecco, questa è stata una vera immersione nel mondo dell'avanspettacolo. Un mondo che, come lui ci ha raccontato, magari era povero, magari era sdrucito, magari non c'era tutto lo splendore di Hollywood, però c'era tanto cuore, c'era tanta passione. E neanche le coreografie, perché la scusa era che adesso noi dobbiamo fare questo ballo facendo finta che tu sbagli, io lo facevo veramente sbagli, quindi non ho fatto un grande sforzo, devo dire. Però addirittura, posso dire una cosa molto bella? Dilla. Addirittura certe volte le ballerine, poverine, quelle che avevano bisogno di guadagnare dei soldi, quindi cedevano a certe tentazioni, facevano, ah, vedi che c'è il macellaro, questo c'ha i soldi, parlavano fra di loro, no? E quello semmai col foglio di 5.000 lire in mano allora faceva, e loro, mambo, caricco mambo, mambo, caricco way, 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 contrattavano le cifre, capito? Povere, povere, povere. Allora, ho visto commosso Zazzaroni che difficilmente si commuove. No, perché ci ha fatto tornare indietro di un sacco di tempo. Poi qui nella valutazione complessiva devi fare, non soltanto del ballo, a parte il mambo, che penso sia la prima volta che portiamo il mambo a ballare. Certo, è la prima volta. Come fai? C'è tutto, c'è lo spettacolo, c'è l'attore, c'è la comicità, se vuoi anche semplice dell'avanspettacolo, no? Le battute che non facevano proprio troppo ridere, però, e poi sinceramente ti butti veramente con, beh, uomo di spettacolo come te, che te vuoi? Fabio, te racconto. Scusa Ivan, posso dirti una cosa bella? Tu non lo sai, ma noi che ci siamo salutati prima dello spettacolo un attimo, hai visto come hanno portato via subito, perché non volevano, non dovevi parlare con la giuria, sto salutando un mio amico, dico un attimo, mentre tu... T'ho detto che il mio più grande piacere sarebbe quello di conoscere Mourinho. Non sai che è successo, mi ha fatto un messaggio bellissimo, forse tu l'hai chiamato. Sì. Beh, io voglio ringraziare il grande allenatore della Roma. Che ti ha scritto? Mi ha detto, io non vedo io l'ora di conoscere te, perché già da quando stavo all'estero ti conosco. Mourinho, un cuore! La settimana scorsa Mourinho stava preparando la partita e ha guardato la televisione, guardava ballando e mi ha mandato un video, mi ha detto Lino Banfi abita a Roma, e dico sì, Lino Banfi abita a Roma, lo devo assolutamente conoscere. Oh, che bello, dai, succederà questa cosa. Qui. Allora, non a caso ballando a una giuria di 5 persone che non sono 5 tecnici, perché se fossimo 5 tecnici dovremmo dire il ballo era poco, no? Ovviamente. No, ma ha capito cosa voglio dire. Quindi è per quello che ci sono varie personalità e varie esperienze diverse, proprio per poter dire invece bravo, anche se il ballo era poco, ma era ballo, era ballo. Era ballo. Il mambo. Allora, sinceramente hai fatto il mambo bene, c'è il tempo, c'è lo spettacolo e poi ho un bel messaggio anche a casa, perché io dico ballo non ha età, perché abbiamo visto, non parlo del programma, che ce ne tanti ragazzi giovani che sembrano i vecchi e poi abbiamo quelli che chi è più maturo, che in pratica sembra molto più giovane, e tu sei uno di questo, che dà un bel messaggio a casa che devono alzarsi dal divano e iniziare a ballare, perché non c'è età per ballare. Selvaggia. Pochi passi, Lino, ma fatti bene. Pochi, ma fatti bene. Secondo me tu puoi usare un po' di più. Prossima settimana voglio vedere di più. E poi voglio chiedere... No, non fare quella faccia, perché subito tu puoi. Secondo me tu per puoi. Per dire tutta la buona volontà. Ecco, volevo chiederti se hai avuto in queste 2 settimane di ballare, 3 forse di più, perché poi avete fatto pro, hai avuto qualche momento in cui hai detto non ce la faccio, me ne vado, di scoramento? Da qui dici? No, mai, non c'è stato, devo dire che questa ragazza, che è bravissima, lo sappiamo tutti, quella che è una grande professionista, ma anche una stella di questo, del ballo, ha avuto una tattica, non quella di dire abbi pazienza, io ho detto senti, qualunque cosa mi fate fare, diglielo anche a Milly, di cuore la faccio, ma non mi fate fare il vecchio seduto al divano che tu mi giri intorno così. Ah, no, bravo! Eccolo, vai. E ti ha accontentato. Mi tremano le gambe perché sono sempre in movimento, non è che ho paura. Però volevi fare quello che veniva qui. In ballando con le stelle, sempre di più, viene fuori la verità. Ahimè,
vengono fuori anche tante bugie, vengono fuori delle situazioni sgradevole, come ti pare, però viene fuori la verità. E se proprio un voto bisogna dare alla verità, te te la prendi veramente tutti, perché sei vero, è vero. Sei semplicemente vero. E quello che tu hai fatto è il lavoro su di lei, perché lei si è calata in quella parte della Valle Spettacolo, ha fatto tutte le mosse, tutte le cose che l'hai insegnato tu. Grazie. Sì. Vi dico un'altra cosa molto carina di lei. Lei ha usato una tattica, ma non l'ha voluto neanche lei. Io ho sentito, dopo due giorni che ci conoscevamo, la voce di un bambino al telefono, che ho scoperto dopo che il figlio, che è piccolissimo, e mi fa: nonnino, sei pronto? Ha usato la tattica, nonnino, capito? Come fai a non usa i minori, a dire qualunque proprio cosa mi dici la faccia? Non si possono deludere i bimbi. Io adesso invece vi devo dare la notizia che per 60 secondi noi ci allontaniamo e poi ritorniamo con la votazione per Lino e per Alessandra. Aspettateci e pensate a che voto potrebbe prendere questa coppia. Andiamo, 60, 59, vai. 58. Eccoci, erano veramente 60 secondi e noi torniamo dopo questo mambo e questo assaggio di avanspettacolo per dare il voto a questa coppia. Giuria, punteggio. Ivo Zanzaroni, 7. Fabio Canino, 8. Carolyn Smith, 6. Selvaggia Lucarelli, 6. Guillermo Mariotto, 8. Per un totale di 35 punti. Ottimo, complimenti, ma soprattutto votateli, perché tutti i nostri concorrenti hanno bisogno del vostro supporto a casa, e loro sono Lino e Alessandra. Ciao ragazzi.